Buonasera a tutti, bentrovati al nostro tradizionale appuntamento con la Prima La Scala. Quest'anno seguiamo la Tosca. Voglio ringraziare la nostra soprano Rita Cammarano, che sarà con noi in questa edizione, quindi sarà con noi, ci allieterà con la musica e poi chiacchiereremo con lei. Come stai? Bene, molto bene. Sono felicissima di essere qui con voi. Quest'aria famosissima arriva da quale opera? Dicelo tu. Dall'opera Flauto Magico di Mozart. E dici qualcosa sulla Tosca, perché adesso andiamo subito con i nostri collegamenti, abbiamo tanti ospiti in studio. Ti piace la Tosca? Sì, tantissimo. Qual è la cosa che ti appassiona di più della Tosca? Beh, sicuramente da soprano, ecco, il ruolo di Tosca e l'aria famosa Visti d'arte, che chiaramente dà un'emozione grandissima. Allora, ci rivedremo dopo per chiacchierare con te, sì, per sentire ancora la tua musica, ovviamente interpretata da te. Ti ringrazio e faccio entrare. Mille. Prego, accomodati. Grazie. Pure, perché c'è una compagna di viaggio. Thank you.
trovarci qui senza limiti. Fiorirà il sogno a noi negato, si svelerà l'amor celato ormai. Un giorno sai, per me gli ostacoli e le maree delle avversità, e ci sarà anche per noi. Bravissimo, mi sono alzato davanti alla telecamera, la nostra Rita. Rita, allora, che ci hai offerto? Un giorno per noi. Un giorno per noi, è importante. È tratto dal film Giulietta e Romeo, la regia di Zeffirelli, la musica di Nino Rota. E è un inno all'amore. Ha nominato il cinema la nostra Rita, perché io mi è rimasto qua, gliel'ho detto prima, sono appassionato al fatto che se avete visto il famoso film di Woody Allen, To Rome with Love, ambientato a Roma, che insomma fece discutere anche qualche anno fa, c'era la nostra Rita, cara mia. Ah, ho parlato pure con Woody Allen, è qui che siamo a parlare. Sì, nell'opera I Pagliacci, e c'è tutto il finale del film, alla fine del film. Quindi... Ma tu Woody come l'hai visto? Beh, è un tipo molto scostante, devo dire, sì? Però una persona molto interessante. Allora, Rita, rimani qua con noi, accomodati pure a fianco a Raffaello, perché noi proseguiamo velocemente, l'opera è in corso. Sabina, senti un po', chiedo alla nostra Rita. Rita, la Tosca, per una che canta come te, cosa rappresenta? Beh, è un ruolo molto difficile, anche tra i più ambiti dei soprani. Ah, vedi? Sì, sì, perché è veramente... passionale, e poi la difficoltà sta proprio nel riuscire a mettere dentro tutta quella drammaticità che c'è in questo personaggio, e sia dal punto di vista scenico che vocale, ed è molto difficile
soprattutto per la parte vocale. Intanto, cara Rita, stiamo vedendo l'abito più discusso di questa prima, pieno di LED, non so quante centinaia di LED ci sono nel vestito della dottoressa Dvorah Ancona, medico estetico che tutti più o meno conoscono. Comunque fa sempre discutere il suo look. Vedo Maria Emma che si avvicina. Chi è quest'altra che ti ruba il posto? Non ho capito. Tosca rivisitata news. Cioè, anza, quindi magari vengo da te. Pubblicità, tra poco la nostra Rita ci delizia di un'altra opera, giusto? Sì, ho una canzone dedicata alla Callas. Oh. Ah, Maria Callas, che ha interpretato la Tosca. Che ha interpretato la Tosca. Dopo la pubblicità. Mi svegliai e mi guardai con l'incoscienza dell'età. Alla luna io parlai, chissà se amore arriverà. Poi di tante io mi innamorai, tutta quella musica non l'ho tradita mai. Sì, io rendo sì, e se anche noi sempre con la sua splendida voce, grazie Rita. Sono incantato. Sei arrivato in ritardo. Cosa ci hai offerto? Allora, il brano si chiama Callas, è stato scritto da Franco Simone con gli arrangiamenti di Alex Zucker, dedicato proprio appunto alla grande artista, e ci tenevo a cantarla oggi qui perché è in prima assoluta, è stata appena pubblicata, e anche per, diciamo,
ricordare la grande artista Maria Callas e anche per il suo legame con il Teatro alla Scala.